stato presentato a Forte dei Marmi, al Bagno alle Boe, il nuovo volume dello scrittore Giampiero Gelmi, che in questa occasione è stato realizzato con il coautore Nicola Agnesi. Si tratta di un volume di poesie e fotografie. Agnesi è un fotografo d'arte professionista. Dopo due libri di racconti ambientati in Versilia con personaggi reali e storie di fantasia, lo scrittore torna alla poesia dopo ben 15 anni. La poesia di Giampiero Gelmi è diretta, musicale, trasparente. Leggendola ognuno può immedesimarsi e ritrovare propri sentimenti, sensazioni e stati d'animo. La fotografia di Nicola Agnesi, che viene definita proprio in una poesia di Gelmi, fotografia del non visto, che è anche il titolo del volume, non colpisce immediatamente, ma pagina dopo pagina se ne apprezzano l'originalità e le sfumature. Il fotografo sa cogliere immagini che, pur avendole sempre sotto gli occhi, ci sfuggono. Il binomio tra i due è una felice sintesi di complici sorelle, poesia e fotografia. La prefazione è stata curata da Roberto Santini. Ha moderato l'incontro Alice Scalas Bianco, vincitrice del premio Campiello Giovani 2021. Il ricavato delle vendite sarà devoluto, come sempre, all'associazione ABC di Forte dei Marmi, aiuto dei bambini cerebrolesi. Ci troviamo a Forte dei Marmi, nella bellissima zona di Roma Imperiale, e siamo a casa di Giampiero e Sabrina Gelmi. Perché siamo qui, cari amici? Siamo qui per presentare l'ultima fatica letteraria del nostro Giampiero Gelmi. Ben trovato, Giampiero. Ben trovata, grazie. E grazie di essere ancora una volta ai microfoni di Canale Italia. Ormai sei un volto molto conosciuto per i nostri telespettatori. Allora, Giampiero, siamo qui in questa splendida dimora, ci accomodiamo per parlare un momentino di questa ultima fatica letteraria, prego, fotografia del non visto, che vede come coautore Nicola Agnesi, un fotografo professionista conosciuto a livello internazionale. Allora, dopo i tuoi racconti della Versilia, così belli di fantasy, di misteri, di personaggi esistiti, non esistiti, come mai ti sei cimentato in questa nuova opera letteraria? Ma in realtà di libri di poesie ne ho già pubblicati due, ma erano 15 anni che non andavo su un'opera del genere. E il materiale c'era già quasi tutto, perché la poesia non è che uno si siede e dice adesso scrivo una poesia. La poesia arriva nel momento più impensabile, nel momento più strano, arriva l'ispirazione e uno comincia a scrivere qualche verso e poi scende tutta la poesia. E quindi avevo del materiale. Era già più di un anno che pensavo di utilizzarlo per fare il mio terzo libro di poesie, ma c'era qualcosa che non mi andava, non riuscivo a trovare il verso. Poi mi è venuto in mente il fatto di fare qualcosa insieme a Nicola Agnesi, questo fotografo che ha trovato poi una chiave di lettura, di coesistenza con le mie poesie molto particolare, e abbiamo cominciato a lavorare insieme e questo è il risultato. Ecco, Giampiero, che legame c'è tra fotografia e poesia? Ma il legame è molto forte, c'è un filo conduttore. Nella nota di lettura ho scritto che sono complici sorelle, perché tutte e due hanno una caratteristica comune, e se ovviamente le si usa in un certo modo. La poesia è il non visto, perché parla di sentimenti, suscita stati d'animo, richiama emozioni. La fotografia di Nicola, che ha dato poi il titolo al libro, è una fotografia del non visto. Cioè Nicola ha questa capacità di fotografare cose apparentemente banali che sono intorno a noi e non ce ne accorgiamo. Poi le vediamo in fotografia e ci rendiamo conto di quanto sono belle, di quanto queste cose rappresentano il contorno della nostra vita quotidiana, e lui riesce a coglierle e a farcele vedere, proprio la fotografia del non visto.
quando uno fotografa un'opera d'arte, e Nicola è fotografo di opere d'arte, è l'opera d'arte che è la macchina fotografica, è l'opera d'arte, fanno tutto loro. Non c'è bisogno di una... Sì, il fotografo deve guardare la luce, deve guardare la posizione, il vicino, il lontano, ma sostanzialmente è tecnicalità. Diventa arte quando si fotografa qualcosa che da banale diventa un pezzo artistico. Ecco Giampiero, quanto tempo hai messo, ci hai messo per scrivere queste poesie? No, le poesie ricoprono un arco dall'ultimo libro, quindi sono, l'ultimo libro l'ho pubblicato 15 anni fa, quindi sono poesie scritte negli ultimi 15 anni. Ovviamente il materiale era molto di più, ma ho fatto una scelta, sono 40 poesie che sono state messe in questo libro. E trattano di un po' di temi principali della vita. Quindi è l'amore, il filo conduttore. Infatti, come nascono le tue poesie? Le mie poesie nascono sempre dall'amore. Amore ovviamente per la propria donna, per il proprio figlio, per gli amici, per l'arte, per gli artisti, per qualsiasi cosa, per papà, per mamma, che non ho più, ma ho scritto due poesie a loro che secondo me sono tra le più belle che abbia scritto, quando ormai non c'erano più e quindi non ho avuto il piacere di leggerle a loro quando ancora c'erano. E quindi nascono dall'amore, nascono da un sentimento, da una sensazione. Ripeto, basta il primo verso e poi la poesia esce da sola. Ecco Giampiero, la poesia è anche musica, no? Infatti le tue poesie hanno una sorta di musicalità anche. Beh, sì, una volta si usava la rima, si usava i versi tutti uguali, l'endecasillabo, proprio per dare musicalità. E c'era questa tecnica del poeta. Io scrivo ormai come scrivono i poeti d'oggi, in verso libero, ma la musicalità delle parole è essenziale, se no non è poesia. Non è soltanto il contenuto, la particolarità di quello che si esprime, ma è anche la musicalità con cui la si esprime. Giampiero, qui ho il tuo ultimo libro, Racconti capovolti, La pizza pentagonale, e so che hai avuto un collaboratore giovanissimo, ce lo vuoi presentare? Sì, è veramente giovane, 11 anni, e eccolo qua che sta arrivando, lo vedo con la coda dell'occhio, mio figlio, che ha fatto dei disegni per il libro Racconti capovolti. Giacomo, ben trovato, ci vuoi dire qualcosa? So che hai aiutato papà tu in tutto questo, sei stato anche fonte di ispirazione, prego. Certo, ho pensato che dei disegnini potevo farli anch'io e ho provato a disegnare questa pizza pentagonale molto colorata e poi da lì a uno ho creato anche tutti gli altri. Eccoci in compagnia del coautore del libro, e Nicola Agnesi. Volevo anche accennare un momentino alla figura di Nicola Agnesi. Nicola Agnesi è specializzato proprio in fotografia d'arte, collabora con musei, fondazioni, istituzioni, gallerie, oltre che con artisti nazionali e internazionali. E ricordiamo anche che lo studio svolge attività di documentazione, servizi fotografici per pubblicazioni e archivi. Allora, come nasce l'idea di questo libro con Giampiero Gelmi? Ma subito così bello, belli aggressivi, ci piace. E allora, l'idea nasce dal fatto che l'anno scorso era fine estate, era fine agosto, ero in Sicilia e mi stavo godendo qualche giorno di riposo, mi arriva un messaggio di Giampiero e il riposo finisce. Giampiero mi propone di fare un libro di poesie con le mie fotografie. In realtà era già da tempo che Giampiero aveva in mente di fare una sorta di antologia delle sue poesie. E la ciliegina sulla torta era la novità, quindi era di unirla alle fotografie. E ci è voluto un inverno. Sostanzialmente ci è voluto un inverno, abbiamo iniziato a lavorare, i primi incontri sono stati a settembre e il libro è terminato 5 giorni fa. Quindi è stata una gestazione molto profonda, proprio perché rimane veramente complesso capire come far combaciare le poesie con la fotografia.
Da una parte, una delle prime cose che ci siamo detti è che non dovevano essere solo didascaliche. Quindi alla fine semplicemente io ho deciso di iniziare a scartabellare i miei archivi e tirare fuori foto che così di primo impatto mi davano un qualcosa. Le prime foto che si trovano nel libro sono foto scattate a New York quest'anno. Le ultime foto che si trovano in questo libro sono foto scattate a New York 10 anni fa e dentro ci sono foto della Sicilia e di Venezia. New York, Sicilia, Venezia, che sono praticamente i 3 posti del mio cuore. E poi volevo farti complimenti per la bellissima veste grafica, la bellissima, è molto molto carina. Fotografia del non visto, poesie e fotografie. Siamo sempre a Forte dei Marmi, alle Boe, siamo insieme alla moderatrice dell'incontro di stasera, Alice Scalasbianco, vincitrice del premio Campiello del 2021, moderatrice della serata e moderatrice di questo libro che unisce poesia e fotografia. La fotografia del non visto. Cosa significa per te, Alice, questo? Per me significa in generale sia avere un approccio fotografico anche nella scrittura, quindi anche scrivere delle poesie come quelle che ha scritto Giampiero, in cui si va ad analizzare un lato nascosto della vita, quindi quelle piccole cose che spesso si danno per scontato. E trovo che Nicola, il fotografo, abbia poi traslato questo spirito, questa volontà delle poesie di Giampiero in maniera veramente ottima. E quindi in realtà tutto l'incontro di questa sera è molto focalizzato sul non visto della vita in generale e di come poi si possa esprimere nell'arte. Quindi tutte quelle piccole cose giornaliere che alla fine rendono la vita bella, ma di cui spesso non ci rendiamo conto. Alice, 2 parole sulla prefazione di Roberto Santini. Allora, la prefazione di Roberto, innanzitutto Roberto, gestore, proprietario delle Boe, nel luogo che ci ospita stasera, non è solo comunque un grande uomo, ma è anche un grande amico sia per me che per Giampiero, e quindi ovviamente si è praticamente offerto volontario per fare la prefazione a Giampiero, e l'ha fatta proprio come un vecchio amico, e penso che abbia catturato anche molto bene l'essenza di tutte le poesie, e la sua prefazione la potete trovare all'interno del libro a mo' di segnalibro, e trovo che anche questa sia stata un'idea molto, molto carina. Siamo in compagnia di Massimo Mallegni, già senatore e sindaco di Pietrasanta. È un grande piacere averla qua questa sera per la presentazione del libro di Giampiero Gelmi e Nicola Agnesi, che unisce la poesia e la fotografia. Cosa dire? Forte dei Marmi e la cultura. Beh, secondo me ha fatto dei passi avanti notevoli. Forte dei Marmi si è arricchito in questo ultimo decennio di momenti importanti di approfondimento, dalla scelta di Villa Bertelli, quindi come fondazione, alla ricerca dell'aspetto artistico e culturale, alle mostre in piazza, alla presentazione di libri. Oggi siamo alle Boe, dove ormai è diventata una consuetudine. E poi l'onore è tutto mio di essere qua alla presentazione del libro, dell'ennesimo libro di Giampiero Gelmi, che questa volta è coadiuvato in maniera, diciamo così, completa da parte del fotografo Nicola Agnesi, fotografo d'arte, conoscitore del territorio, attento osservatore dell'arte e della cultura. Quindi credo che sia un connubio importante, e questa serata, che peraltro benedetta anche dal clima che ci aiuta con un simpatico ventarello che ci ospita, credo che sia significativa perché è un pezzo di quello che ci aspetterà ancora quest'estate a Forte dei Marmi e in Versilia, che sono momenti che offriranno degli spunti importanti, perché non c'è solo la sabbia, non c'è solo il mare, ma c'è anche un momento per dedicarsi all'arte, alla cultura e alla lettura. E quindi noi cercheremo di contribuire in tal senso e portare a casa un risultato per tutti coloro i quali già sono qua e coloro che arriveranno. Fuochi che accendono il mare, occhi incantati, il tuo stupore che mi scava il cuore. Lieve mi stai in braccio, il peso sarebbe non averti, in questa stagione tiepida, zelante di doni, non immaginavo nulla che scolorisse i fiori.